188 nuovi casi di età compresa tra 1 e 88 anni, 18 i decessi, di cui però 13 avvenuti nei giorni scorsi. Rispetto a ieri, 343 i guariti. Dal Covid Hospital di Pescara è collegata per noi Gigliola Edmondo. Buonasera Gigliola. Sì Massimo, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete 8 e Rete8.it. Siamo con Andrea Berardinelli a Pescara. Alle mie spalle c'è il Covid Hospital. Dal bollettino sui contagi da Covid-19 in Abruzzo dell'assessorato regionale alla sanità emerge, come già hai preannunciato, che ci sono 188 nuovi positivi su 5.522 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti, e sono 343 le persone guarite. Rispetto a ieri si registrano dunque 188 nuovi casi di età compresa tra 1 e 88 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2.041 di età compresa tra 41 e 102 anni. 4 in provincia di Chieti e 14 in quella di Pescara. Del totale odierno 13 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL, le aziende sanitarie. Per quanto concerne il numero degli attualmente positivi, sono 173 in meno rispetto a ieri, e il tasso di positività, che è calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, è pari a 3,4%. 657 pazienti, meno 13 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 87, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 10.151, meno 158 rispetto alla giornata di ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In aumento i casi positivi in tutte e quattro le province, più 64 rispetto a ieri nella provincia dell'Aquila, mentre in quella di Chieti si registra un più 44, più 41 nel Teramano, e mentre in provincia di Pescara abbiamo più 39 casi positivi. E questo in estrema sintesi, questo il report dell'assessorato regionale alla sanità. E se non hai domande Massimo, io ti restituirei la linea, ringraziando ovviamente per il supporto tecnico Andrea Berardinelli.